Ma quello che a noi ci fa ancora più piacere è sapere che Beppe Grillo ha sposato la causa della proprietà popolare della moneta e ne sta parlando in tutti i palazzetti dello sport. Quando si presenta Grillo nei palazzetti dello sport, pone la domanda: di chi è la proprietà della moneta all'atto dell'emissione? Questa domanda crea immediatamente un atto di riflessione, tanto che quelli che sono entrati in contatto col nostro programma si sono messi un'idea in testa e non se ne sono dimenticati, perché di proprietà popolare della moneta non se ne è parlato mai. Da quando è nata la moneta, da 3.000 anni circa, a oggi, è la prima volta che si parla di proprietà popolare della moneta.